fatto che tutte e tre le reti siano state segnate nella ripresa parla a sufficienza dell'andamento del primo tempo giocato al piccolo trotto con un Napoli che non riusciva a prender quota e una Roma che, priva di desisti, badava essenzialmente a far ragnatela a centrocampo. Eppure è stata proprio la Roma, orchestrata da un ottimo Cordova, ad avere le migliori occasioni che Petrini non ha mai saputo sfruttare. Degli azzurri, tra cui è definitivamente rientrato Vavassori, basterà dire che l'azione più interessante è stata forse questa di Burnić, che seguiamo nella sua giovanile sgroppata, durante la quale semina due avversari. Poco prima del riposo, bell'intervento di Conti, che allontana un pallone filtrato in una mischia in area romanista e toccato per ultimo da Savoldi, una delle rare volte che è sfuggito alla guardia. Ritmo un po' più sostenuto al ritorno sul terreno. Al 12esimo, per l'uscita di Cordova a Zoppato, la Roma allenta la sua buona manovra difensiva e si rifugia più spesso oltre il fondo. E al quarto d'ora, appunto sul calcio d'angolo, incassa il primo gol. Dalla bandierina Boccolini, perfetto stacco di massa e Conti è battuto. Dopo una parata di Carmignani su botta piazzata di Prati, che si è visto assai poco in avanti, il Napoli bissa al 24esimo. Orlandini avanza libero sulla destra e manda al centro. Precisa e fortunata la correzione di Savoldi. Segue un discreto momento partenopeo. Qui, per irregolarità ai suoi danni, Giuliano impegna severamente Conti. Risveglio giallorosso nei 10 minuti finali, ma Petrini si fa ancora anticipare. Gli ospiti insistono e al 40esimo passano. Gonella fischia un fallo su Prati, che tira la punizione. Carmignani non blocca e Negrisolo lo scavalca.